la gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi andiamo a parlare di un argomento che in realtà volevo portare da un po' di tempo. E quindi siccome stanno ricominciando le scuole e qualcuno in realtà ha già iniziato, ho deciso di parlarvi del perché ho scelto il turistico. Come già vi ho detto, lo volevo portare da un bel po' di tempo, però non avevo mai trovato il momento giusto per farlo. Quest'anno, come avete visto, a giugno mi sono diplomata e quindi non comincerò più la scuola, almeno non le superiori. E quindi poi il momento migliore, insomma, per raccontarvi del perché ho scelto di frequentare il turistico. Iniziamo dall'inizio. Arrivati in terza media, ovviamente a gennaio si deve scegliere dove iscriversi per le superiori. Io ho da sempre amato le lingue, quindi inglese, francese un po' meno, però comunque mi piaceva, e principalmente questo. E poi il mio sogno era quello di viaggiare. Allora, inizialmente decisi di fare il liceo linguistico. Mi volevo iscrivere al liceo linguistico perché appunto volevo studiare lingue e volevo migliorare le mie abilità in quel campo. Però tutti i licei linguistici comunque erano abbastanza lontani da casa mia e dovevo svegliarmi tutte le mattine presto, prendere pullman e arrivarci. E quindi decisi che non era cosa, perché mi annoiava a morte. Io e pullman abbiamo un rapporto davvero davvero brutto e quindi... alla fine decisi di non iscrivermi a un liceo linguistico. Quindi però, se volevo comunque incoronare il mio sogno di fare lingue e di viaggiare, che poi ok, viaggiare è un altro discorso, lo mettiamo da parte, l'unica opzione plausibile era quella di frequentare un istituto tecnico per il turismo. Ed è proprio quello che poi ho scelto. Per fortuna la scuola si trovava vicino a casa mia e quindi non avevo problemi. In 10 minuti la mattina ci arrivavo tranquillamente e non dovevo stare lì a prendere pullman, a prendere metropolitane o cose del genere. Quindi principalmente scelsi il turistico per studiare lingue. Infatti le lingue che studiavo erano inglese e francese i primi 2 anni, mentre dal terzo anno in poi si aggiunse anche tedesco. In realtà la cosa più bella è che all'inizio di scuola praticamente ci davano il foglietto dell'iscrizione e tu potevi scegliere che lingua volevi studiare dal terzo anno, quindi oltre inglese e francese qual era l'altra lingua che volevi fare, e la scelta era tra tedesco e spagnolo. Ma spagnolo non si è mai visto, infatti tutta la mia classe aveva scelto spagnolo come lingua da studiare, invece poi ci siamo comunque ritrovati a studiare tutti quanti tedesco. Però devo dire la verità, non mi è dispiaciuto più di tanto, perché comunque tedesco lo studiano in pochi. Non è facile come lingua, anzi è molto molto difficile, molto complicata rispetto all'inglese e al francese comunque. Però se hai un buon docente, una persona brava che ti sa insegnare, può diventare anche molto molto carino. Quindi deciso l'indirizzo, deciso la scuola, arrivava il momento fatidico di iniziare. Il primo biennio è uguale in quasi tutte le scuole, comunque le materie che si studiano sono principalmente le stesse. Infatti anch'io, che ero al turistico e non ci azzeccava niente con il mio indirizzo, per i primi 2 anni ho fatto chimica, fisica e biologia anche, quindi comunque scienze, queste cose così, che poi non ci sarebbero più state a partire dal terzo anno, perché poi dal terzo anno la scuola che scegli insomma diventa caratterizzante e quindi fai solo quelle materie di indirizzo. I primi 2 anni comunque sono stati belli, ci siamo ambientati, abbiamo lasciato tanti compagni indietro, perché comunque i primi 2 anni alle superiori capita che molti si iscrivano solo perché c'è l'obbligo appunto di iscrizione, quindi fino ai 16 anni, però poi non frequentano più. Mentre dal terzo anno abbiamo comunque iniziato a fare le gite, prima in Italia, a Firenze, poi il quarto anno a Barcellona e quest'anno saremmo dovuti andare a Budapest, ma non ci siamo più andati per colpa del coronavirus. E quindi alla fine ho avuto modo anche di viaggiare, perché ho fatto il mio primo viaggio all'estero a Barcellona con appunto la scuola. Se tornassi indietro nel tempo non cambierei assolutamente la mia scelta. Mi sono divertita un casino in questi 5 anni con le mie compagne di classe e tra l'altro su Instagram potete trovare anche un piccolo video ricordo delle superiori, che poi tanto piccolo non è perché sono circa 15 minuti di video. In questi 5 anni appunto ho avuto modo di conoscere tante persone stupende che attualmente fanno ancora parte delle mie amicizie e spero che continueranno a farne parte. Però ovviamente, come tutte le cose, anche questo percorso è terminato, e in un modo che non ci saremmo mai aspettati, perché è terminato con una pandemia globale che non ci ha permesso di vivere appieno gli ultimi momenti di scuola, gli ultimi momenti insieme.
quindi la maturità con i 100 giorni e tutte le cose del caso, perché appunto abbiamo seguito le lezioni a distanza e poi siamo andati direttamente a scuola per fare poi l'esame, che è stato un esame anche abbastanza diverso dagli anni precedenti, ma comunque difficile. Non fidatevi di chi ha detto che l'esame è stato facilissimo quest'anno, perché non lo è stato. Anzi, forse abbiamo avuto anche un pochino in più di difficoltà per il fatto che comunque non c'erano le prove scritte e che i crediti facevano praticamente al 60% del voto. Ma comunque, se ne volete sapere di più sulla struttura dell'esame, andatevi a guardare il mio video come ho affrontato la maturità, che trovate linkato nelle schede da qualche parte. Quindi niente ragazzi, alla fine il mio intento di studiare lingue e viaggiare è stato portato a termine iscrivendomi al turistico. Ma non contento, ovviamente, dopo essere uscita con 100 e lode alla maturità, ho deciso di iscrivermi all'università. Ma quella è un'altra storia di un nuovo video che in realtà vedrete proprio venerdì. Perché adesso che sto registrando questo video, comunque sto anche registrando quell'altro in contemporanea, quindi vedrete cose venerdì, mi raccomando, attivate la campanellina alle ore 16 sul canale. E niente ragazzi, se volete raccontatevi anche voi che cosa avete scelto per le superiori, se già siete iscritti, se vi dovete iscrivere e perché l'avete fatto. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, che possa tornare utile a qualcuno di voi che in realtà vuole iscriversi al turistico. Se avete altre domande sul turistico, scrivetele qua sotto nei commenti e vi ricordo che nella playlist Back to School ho realizzato anche altri video in merito. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato mi lasciate un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora l'avete fatto e noi ci vediamo prossimamente nei prossimi video, sempre qua sul canale. Bella!